Questa è una situazione un po' particolare, cioè nel senso che ci troviamo nelle condizioni di poter arrivare ad avere finanziamenti per grosse opere, questo grazie a una progettualità che stiamo portando avanti ormai da quasi 3 anni, e non riusciamo invece ad avere quei soldi necessari per fare le manutenzioni. È un fatto di contabilità, è un fatto di richiesta di finanziamenti e purtroppo la condizione è questa. Per quanto riguarda le grandi opere stiamo seguendo 3 grossi canali, il master plan con i fond FERS per quanto riguarda il collegamento chi di alta chi di bassa e quindi sia per la filovia che per la funicolare, per quanto riguarda invece il SUS che sarebbe lo sviluppo urbano sostenibile già sono arrivate le anticipazioni dei soldi per l'attualizzazione di quelle che sono le innovazioni tecnologiche, i nuovi mezzi, la segnaletica, l'alta tecnologia, parte del centro storico che sarà ristrutturato a partire dall'ingresso da Papa Giovanni fino ad arrivare a Corso Umberto. E il terzo filone che sta partendo in questo momento, in fase di progettazione di massima e poi definitiva, è quella legata alle periferie. L'amministrazione sta lavorando, avremo altre sorprese, tenete conto che il bilancio, la programmazione triennale può essere modificata in qualsiasi momento e il bilancio può essere adeguato, se arriveranno altri soldi le comunicheremo alla città, sarà nostra soddisfazione averle e comunicarle, però l'emergenza sulle piccole opere, sulla manutenzione continua a rimanere. Ogni volta che cerco di regolarizzare una tempistica a misura d'uomo non mi riesce. Non mi riesce perché sono troppo lungaggini, troppi meccanismi di stati di avanzamento, i soldi che devono arrivare dalla regione al ministero e quindi ci si perde molto spesso nei meandri. Dico solo questo, faremo partire le opere entro quest'anno. Quali e quante non le posso dire, ma partiremo entro quest'anno.